Buonasera a tutti, l'occasione è quella della presentazione della 18ª edizione della Stramegara. Parto velocemente con la presentazione intanto della dirigenza della SD Atletica Augusta, che è composta da Antonio Maiolino, che è il tesoriere della squadra, Domenico Ballotta, consigliere, Pippo Pugliares, vicepresidente, e io, Domenico Scali, presidente. L'altro aspetto che volevo sottolineare è veramente un grosso ringraziamento a tutti i giornali, perché in quest'anno in maniera particolare ci state dando veramente tanto spazio a quelli che sono i risultati, appunto, che la nostra squadra sta conseguendo durante le varie gare. Questo sicuramente per noi è un aspetto particolarmente importante, ci riempie di orgoglio e credo che sia bello in realtà far presente anche a tutta la cittadinanza che una squadra di atletica è così impegnata sul territorio e che porta anche dei risultati sicuramente di alto livello. Torniamo alla Stramegara, che è l'argomento della serata. Vi comunichiamo, non è ancora ufficiale il numero degli iscritti, ma siamo comunque intorno ai 300, perché è vero che le iscrizioni sono chiuse, ma come succede sempre, fino al All'ultimo momento stesso della gara arriveranno degli atleti che vorranno gareggiare e sicuramente non li bloccheremo, anzi ci farà solo piacere. Gli atleti augustani che correranno sabato sera, 19 maggio, sono 32 iscritti su 55 tesserati, quindi se considerate che alcuni di noi saranno sicuramente impegnati per l'organizzazione e seguire un po' tutto quello che è necessario durante la corsa, è sicuramente un numero particolarmente importante, ma è un numero importante che più o meno sta gareggiando in tutte le varie tappe del Grand Prix provinciale, che sono 15, questa è la quinta tappa. E in questo momento la nostra squadra è al settimo posto su 25 squadre che partecipano al Grand Prix provinciale e il nostro obiettivo è quello di arrivare un attimino più avanti. L'anno scorso abbiamo chiuso alla decima posizione, che è una posizione che stiamo mantenendo da più anni, però quest'anno credo che con un numero maggiore di iscritti e di partecipanti possiamo riuscire ad ottenere dei risultati migliori. Mi preme sottolineare che nella squadra sono presenti 6 donne, tesserate appunto da circa un anno, alcune altre molto di recente, e queste donne appunto stanno partecipando anche in maniera molto attiva alle gare e stanno conseguendo anche dei risultati importanti nelle varie categorie, si stanno anche affermando nei primi 3 posti. Quest'anno l'Atletica Augusta, appunto, come dicevo, ha realizzato dei risultati importanti, grazie anche ad un atleta di spicco che poi verrà presentato anche nel dettaglio successivamente, Luigi Spinali, che conosciamo tutti molto bene e che ha raggiunto anche un obiettivo importante, un record importante direi, nella gara appunto di Trecastagni, alla Trecastagni Star, vincendola per 3 volte, ha uguagliato sicuramente quello che grandi personaggi dell'atletica italiana avevano realizzato in precedenza. Io mi fermerei qui proprio per dare spazio ai due argomenti, secondo me, ancora più fondamentali e importanti, che sono la start list. Abbiamo dei partecipanti sicuramente di grande livello, e poi ce li presenterà Lino Traina, e poi Carmelo Casalaina ci parlerà del percorso, appunto, descrivendone proprio le caratteristiche tecniche. Io non avevo presentato Lino e Carmelo, ma credo che sono due persone conosciutissime, anzi, mi permetto di dire che sono la storia dell'atletica ad Augusta, quindi tra noi tre forse l'intruso, anzi sicuramente l'intruso sono io, perché mi trovo tra due atleti veramente di spicco che da 30 anni corrono appunto con i colori nero-verdi, ottenendo sicuramente degli ottimi risultati, ma mantenendo anche alto il nome dell'Atletica Augusta. Grazie. Sì, io parlerò del percorso anche della Stramegara, che diciamo che ho iniziato io ad organizzarla, anche se in passato altre persone che non appartenevano all'Atletica Augusta mi hanno detto che hanno organizzato la Stramegara, ma io da piccolino ho avviato questo percorso della Stramegara con una prima gara che si partiva dalla villa ed eravamo in pochissimi, una ventina di persone. Ma là non mi sono scoraggiato, diciamo, ora siamo qui alla 18ª edizione,
dove ha visto partecipare diversi atleti di punta. Per quanto riguarda il percorso, penso che abbiamo trovato finalmente quello, diciamo, definitivo, ed è tutta la via Principe, si gira da via della Rotonda, se non erro, e poi tutta la via Megara, via Cristoforo Colombo, e si ritorna in via Principe qui in Piazza Duomo. Un percorso che i top runner lo faranno 4 volte, quindi 2 km per 4, quindi è un percorso di 8 km. Un percorso che sembra facile, ma le balate che ci sono qui nella via Principe creano un po' di difficoltà, e in via Megara c'è una leggera salitella che alla lunga può anche pesare. Sembra un percorso pianeggiante, ma non lo è. È un percorso abbastanza impegnativo. Diciamo che la Strade Megara torna anche in notturna. Dopo un paio di edizioni che abbiamo fatto di domenica mattina, la Strade Megara spesso è stata fatta di sabato sera, per coinvolgere anche molte persone che escono il sabato sera, e quindi diciamo che pensiamo che ci sia una buona affluenza di pubblico per vedere questa manifestazione. Passo la voce a Lino. Beh, io vi parlerò invece della star list. Quest'anno abbiamo una star list molto, diciamo, corposa, una di tutto rispetto, una star list che in Sicilia forse ce n'è poche. Faccio un passo indietro dicendo appunto che negli anni passati, dal 2004 al 2008, la Strade Megara si vanta di aver annoverato tra i suoi partecipanti nomi come Giacomo Leone, l'ultimo vincitore alla Maratona di New York, ancora adesso imbattuto. Abbiamo avuto D'Urso, campione del mondo, vice campione del mondo degli 800 metri, abbiamo avuto Modica, vice campione del mondo di maratona, abbiamo avuto Liuzzo, un grande atleta ai tempi in forza alla Cover per Bagna, che era il campione, che era la squadra campione italiano di cross. Abbiamo avuto Vasil Matsiuk, che poi vi ripresenterò perché quest'anno ritorna nella star list dopo 10 anni. Abbiamo avuto atleti del calibro di Cannata in forza all'aeronautica, abbiamo avuto il marocchino Mashan, che da un ventennio vince le gare in Sicilia. Quindi, diciamo, come vedete, ecco, dalla Strade Megara sono passati grandi nomi, e anche quest'anno la star list è formata da grandi atleti del calibro di Giovanni Cavallo, che è il vincitore l'anno scorso della maratona di Messina. Abbiamo Carpinteri Franco, fresco vincitore, il campione italiano indoor degli 800, dei 1500 M45. Abbiamo Vito Massimo Catania, che ha partecipato a 3 edizioni della maratona, della 100 km Firenze-Faenza. È grande, appunto, esponente, grande maratoneta e grande, appunto, corridore nei 100 km. Abbiamo Mohamed Idris, che in questo momento in forza alla hobby mega hobby di Caltanissetta è uno che vince le gare in Sicilia. Abbiamo un giovane allievo di Siracusa, Wilson Marquez, che sta vincendo le gare a livello siciliano e anche italiano. E poi abbiamo gli atleti di casa, Salerno, Ennio, che già conoscete perché è un triatleta molto, molto bravo in Sicilia, uno dei più bravi, uno dei primi, entra nei primi 20 del ranking nazionale. E poi abbiamo l'atleta di casa, Luigi Spinali, che l'anno scorso fresco vincitore nel 2017 dell'ultima edizione, vincitore appunto fresco vincitore della Tre Castagni, l'ha vinta, come diceva il presidente, 3 volte, in quella manifestazione solo uno come del nome di Antibo l'ha vinta 3 volte.
E quindi, come vedete, e poi abbiamo per ultimo l'ho lasciato Vasil Matchuk, ucraino, una partecipazione nel 2008 alla maratona di Pechino, quindi è un olimpionico, è arrivato 27esimo in quell'occasione, vincitore della maratona d'Italia di Carpi, vincitore ucraino dei 5.000 e dei 10.000, detiene personali come 2 ore e 10 nella maratona e 1.02 nella mezza. Insomma, come vedete, abbiamo atleti anche quest'anno di un certo livello. Non è stato facile per gli organizzatori, Carmelo e il presidente in primis, perché trovare i fondi che potessero sostenere e portare qui questi nomi, perché per far venire un atleta come Vasil da Milano, insomma, le spese ci sono, per far venire anche gli altri atleti, insomma, è abbastanza impegnativo. Per questo che negli ultimi anni avevamo sospeso per qualche anno l'edizione della Stramegara, perché non riusciamo più a sostenere il peso e quindi portare quello spessore di atleti che eravamo riusciti a coinvolgere qui in quegli anni. Quindi, come vedete, lo spettacolo è assicurato. Io volevo soltanto aggiungere, ma probabilmente in chiusura, credo che ci siamo detti un pochino tutto, un ringraziamento agli sponsor che ci stanno sostenendo in questa organizzazione, ed è sicuramente impegnativo anno dopo anno, appunto, riuscire a stare quantomeno nelle spese previste. Però quest'anno abbiamo trovato degli sponsor che appunto stiamo ringraziando con passaggi continui su Facebook piuttosto che su altri social. Devo dire che abbiamo deciso, nella speranza, almeno da quello che fino ad oggi è venuto fuori, dovremmo farcela e ce la faremo comunque, di devolvere l'eventuale rimanenza dai fondi raccolti sia dagli sponsor che dalle iscrizioni ad un'associazione con la quale siamo vicini ormai da 2 anni, e che è l'associazione Genitori e Figli, anche perché ci piace fare qualcosa sul sociale, ci piace dare una mano a questa città, e quindi se troviamo delle associazioni impegnate e ne condividiamo i valori, ne condividiamo gli obiettivi, siamo veramente ben felici di devolvere appunto gli introiti che avremo per questa associazione. Presidente, scusami, volevo dire appunto che la giornata di sabato comincia con la gara dei piccoli della scuola di atletica leggera, che l'Atletica Augusta si vanta di avere ormai da 7-8 anni, e faranno un percorso per i piccolini in una fascia d'età che va dai 6 agli 8 anni nella piazza, e poi quelli più grandicelli faranno una staffetta attorno alla piazza stessa. Quindi diciamo che precede la gara la prima batteria, che partirà poi alle 18.45, e la seconda sarà alle 19.45. Quindi alle 18 già avremo le gare dei bambini, e quindi potete... Allora, le categorie partono praticamente dagli SM, che sono, ma abbiamo anche gli allievi quest'anno, quindi diciamo anche ragazzi vicini ai 18 anni, e abbiamo un atleta che continua a correre e ci dà veramente un gran piacere, e credo, mi auguro che si sia iscritto anche quest'anno, che ha 86 anni, è l'unico fatale. Io non ho controllato nell'elenco, sì, ma personalmente sabato a Siracusa. Perfetto, che è una persona fantastica, e che lui, vista la sua categoria, farà però un solo giro, quindi poi il numero dei chilometri sarà differenziato, perché nella prima batteria partiranno chi ha più di 55 anni e le ragazze, tutte le donne e gli allievi, e faranno solo 6 chilometri, quindi 3 giri. Superati i 75 anni faranno un solo giro, quindi 75, 80 e 85 faranno un solo giro. Poi nella seconda batteria, che partirà alle 19.45, saranno tutti quelli sotto i 54 anni, diciamo, quindi da 50 in giù. Esatto, e dove ci saranno appunto tutti... Due batterie sono due batterie. Da 55 in su e da 50 in giù.
e quindi tutti i top runner che sono stati citati in precedenza sono tutti nella seconda batteria. Se